Eccoci qua ragazzi, oggi siamo sul Cervo e adesso andiamo a vedere un po'. Qui praticamente adesso stiamo scavando in una zona di riporto del pezzo antico, il pezzo che è stato eroso dalla ultima piena. Qui abbiamo nostro amico Giovanni. Giovanni, saluta gli amici. Ciao. Ciao ragazzi. E vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di questo vecchio riporto, di questo vecchio materiale. Come possiamo vedere non è frastagliato, non è arrotondato, quindi è tutto frastagliato. E quindi speriamo che sotto quel riporto ci sia anche dell'oro. Eccola qui. Qua siamo già pronti con la Skipper Evolution. Non vedo l'ora di lavorarcela, perché è veramente uno spettacolo questa canarina qua, eh. Non bisogna portarsi setacci, non bisogna portare secchi. E i secchi ci sono già, praticamente sono quelli con il setaccio incorporato. Qui adesso regolo il flusso, e anche tanta, vedo di alzarlo un attimino perché entra troppa acqua. Praticamente Giovanni si sta divertendo. Controllala sempre quando poi la scarichi. Vai, scaricala. Ma lì se c'è la pepita la butto via. Di qua la devi fare. Allora, io direi, prova a metterla qua. Un pochettino più giù, così. Ok, mettigli un sasso lì davanti, qua. L'acqua è sufficiente, sì, la puoi togliere. Tanto l'acqua è sufficiente. Ok, perfetto. E più possibilmente piatto meglio è, eh? Sì. Aspetta che ne aggiungo qualcuno tantissimo. Ce n'è un po' troppa di acqua, però poi la... Mi metto un sasso davanti. Sì, esatto, boh, quello lì è già a posto. Adesso davanti gli vai a mettere, guarda, hai già trovato il sito. Hai già trovato il... Sì. Esattamente, così già va bene, guarda. Grazie. Così già va bene, perfetto al primo colpo, bravo. Bellissimo. Sì. E qui gli puoi sbattere tutto quello che vuoi adesso. Sembra abbastanza stabile, gli metterei un sassolino qua ancora. Per sicurezza, ecco. Esattamente. Così, di modo che non scende, a posto. Guardate come scende giù il materiale nella Skipper, che è una cosa spettacolare. Guarda qua, un po' grossi questi, poi non si sceccano. Oh, che spettacolo. E una volta che abbiamo sceccherato, gliela diamo una controllata, perché se c'è la pepitazza, quella azza, lo butti via. E allora una controllata, 2 secondi di tempo, si può dare anche così. Ecco qua. Allora, stiamo scavando circa
in prossimità del bedrock, quindi Giovanni sta lavando le pareti di modo da far cadere il materiale nella conca. Come potete vedere c'è il bedrock, quindi è un canale, e bisogna tirare su tutta questa fino ad arrivare in profondità. Ok, riempi il secchiello. Ma sarebbe là. Sì, riempi pure questi. Tanto lì c'è dalla... No, ma riempi i primi secchi. Dammene prima uno. Che... Non c'è più materiale? E allora quella roba lì la dovresti cicciare su con l'aspiratore, sì. Aspetta un attimo, te lo vado a prendere. Devo vedere se è tirato bene. Oh, chiuso? Sì, chiude, se vuoi stringere un po'. Abbiamo già tirato su tutta l'acqua. Praticamente. Bene. Aveva smosso un po'. Solo che io volevo togliere sto qua. Sì. E poi andare a seguirlo. E allora c'è da portare via questa parte, sì, in modo che non sporca poi. Sì, quella roba lì buttala via. Quella intasa solo la canalina, intasa il filtro e si fa fare solo lavoro. Andiamo a vedere come si comporta la skipper. La skipper è ferma. E chissà che magari si vede qualcosina, eh? Perché quando si lava, qualche cosa affiora, vediamo. Non si vede niente ancora. Qua si deve lavare un po', vero? Un po' piena. No. No? Va. Pensavo... Qua no. Vedi, adesso si è già di più. Prima era più... Ma io qua sinceramente la girerei questa. Sì, eh? Lo volevo chiedere prima. Mi parlai di due finire. Comunque prova a buttarla su, vediamo come lavora. Anche qua lavora bene. Attento sempre quando la monti, sì, che sia giù dentro, perché sennò se sale la sabbiata poi si alza. Okay. Sì, lavora anche così, assolutamente, però per le bevite io la girerei. Ma si sa che adesso fatevi così appena cominci. Così eventualmente gli diamo anche una controllata e magari qualche cosina salta fuori insieme sul bordo.
Ragazzi, con la skipper si lavora con una mano. State vedendo? Con la skipper lavoro con una mano. You know? Super intensivo. Il cielo del Dubias. Il fiume delle idee. Vedi quando il materiale è buono come si lava? Che non è intasato dalle foglie. Per spettacolo, è già pulito. Non c'è intero, no, quello lì si incastra un po', dove rimane. Basta tirare un po' di niente. Sì. Bisogna smuovere. Ragazzi, lavato alla perfezione, ma che meraviglia. Lavato alla perfezione, non scende più niente sotto. Spettacolo. C'è un profumino che quei ragazzi stanno facendo la griglia e già mi sta venendo fame. Vediamo a che punto siamo del bedrock. Stiamo andando sotto seguendo il bedrock, cercando di togliere i massi che ci ostacolano per proseguire la direzione verso il fiume. Sto provando ad andare più giù, Eh sì, perché per forza. Vedo che riesco un po'. Certo. Bisogna seguire proprio la... Aspetta, dov'è il secchio? No, aspetta, adesso arriva. Prima che siamo là. Siamo già a un 80 centimetri di profondità. E praticamente... tra due giorni abbiamo raggiunto il posto buono. Qui sì, bene, ormai siamo a 80 centimetri. La cosa che riusciamo a trovare in questo riporto è dovuto alla frana che c'è stata là dentro. Qui è difficile scavare, ragazzi. Sì, diamogli una controllata sempre, che magari non si sa mai. Ma al contrario, guarda, se tu lo giri così e metti le dita qua, vedi come si gira. Sì, shakerando così con giù. Tanto si vede che cade lì. A parte che poi con il metal gli diamo una passata ulteriore che non si sa mai. Ecco qua, ragazzi, un buon segno. Argilla grigia allo stato brado, bellissima, e
quindi vuol dire che siamo su un buon punto. Adesso continuiamo a scavare in questa zona fino al raggiungimento ulteriore del bedrock e poi dovrebbe cominciare a vedersi qualcosa. Già il terreno è diventato differente, sì, anche molto scuro, ma il segno che c'è questo pezzo di argilla è molto interessante. Adesso andiamo a vedere. C'è una pepita vista, no? Lo trovano tutti tranne io, ha vista niente, lei tocca sempre scavare. Eccoci qua ragazzi, abbiamo fatto una ventina di secchi. Adesso andiamo a pulirla, ho tirato su, la apriamo. Adesso questa qua con i piedini è un pelino più dura e la tiriamo su così, vediamo se riusciamo a rompere i coglioni. Allora guarda, facciamo così, non ho voglia di tirarla via tutta, metti il secchio qua sotto. Così andiamo, no, poi lasciamoli pure, tanto stiamo soltanto dando una controllata. Spegniamo la diga. Se c'è qua è perché è pesante. Sì. Perciò va giù. Quindi da mare io sembra all'inizio una paura. Vabbè, tutti, ma se c'è l'oro fine, dipende dal posto. Se te vai dove c'è l'oro fine, devi sapere. Cos'è? È molto sterile. Perché vuoi mettere legge, visto? È molto sterile, ragazzi. Sì, eh? Sì. Come sta? Com'è? E stili andava a sé. Ho paura che dobbiamo cambiare posto. Comunque, a me è capitato che loro a volte mi galleggiavano. Sì, poi lo toccavi e andava subito giù. Era una testata. Infatti dicono di mettere, quando fai il lavaggio magari a casa, fai la canalina apposta, di metterci un po' di cose per i piatti. Sì, è vero, l'ho sentito anche io. Poi che sia vero, ma non lo so, non ho mai provato, però mi ha detto che no. Cazzo, dai, Ora è un pezzo che c'era. È un puntino, sembrava. C'era. Un puntino. Ma noi del puntino non ce ne facciamo niente. Vediamo la sorpresa qua, dai, una pepitina. Granato. Un puntino limo. Eccolo là, un micro. Un pagliuzzetto proprio. Ecco, io al massimo si prendo il tuo giorno. Misba. Oh,
cambiamo prospezione, dai. E poi magari che te lo dici che più 20 centimetri più giù a me vanno quei buchi che è abbiamo fatto un po' di prospezione, abbiamo deciso di lasciare il posto perché non è promettente neppure con gli indicatori e quindi poca magnetite e non vale la pena andare più sotto, cambiamo posto. Se ricopriamo, eccolo lì, lascialo anche lì e basta che ricopriamo questo. Perché tanto tutto massi qua, eh? È tutto massi. Ricopriamo giusto di modo che non ci possano cascare dentro né le persone né gli animali. Deve essere un piano come era prima, però chiaramente sono impossibili. Non hanno neanche il bidet, ok, siamo quasi a posto, ricoperto tutto, rimettiamo a posto i sassi al loro posto. Adesso abbiamo cambiato postazione e proviamo a scavare direttamente in acqua. In questo sistema sempre. Devo controllare, non si sa mai. Lì sotto proveremo dopo con il succiometro, vediamo se possiamo tirare su qualche prelibatessa. Qui nel cervo non si sa mai. È dura lì, con tutti i sassi grossi. Sì, prova. No, quello di sono, lì che ci sono. Bestiale e setaccio. Perché se tiri su qualche sasso grosso viene fermato dalla griglia. Devi tirare un po' più forte, forse magari si è incastrato. No?
Piano piano viene su qualcosa? Viene su qualcosa? Sì, sì. Sì, sì. È buono che con questo qua ci rimane l'acqua pulita. Sì. E riesce a vedere dove... Dove stai andando? Col badile, smuovendo. Certo. Qua sì, qua ci va un po' di culo, nell'orco ci va culo, eh? Perché l'orco è tutto trappole, capito? È tutto trappole. Però bisogna anche guardare l'insenatura, infatti come ti avevo detto prima, anche quel signore lì ha detto provare lì. C'è il sole di brutto lì, eh? C'è il sole. Quello che ha detto? Quel signore lì ha detto di andare lì dove ti avevo detto io stamattina. Guarda quella là. Sì. Dietro il sasso. Sì. Vuoi provare là? Sarebbe. Sì, mangiamo, andiamo là. Sì. Sì. Buona ragazzi, abbiamo fatto un po' di prospezione anche sotto questo masso. Abbiamo constatato che è abbastanza scarso come materiale e anche indicatori, quindi c'è da cambiare assolutamente zona e la cambiamo. Ci andiamo. Sì. Ci andiamo via. Voglio fare quel quasino che ho. Ah sì, sì, sì. Non si sa se esce adesso. Se esce adesso non ci andiamo più. Ma non credo, abbiamo fatto un bel buco lì, dai, qualcosa doveva saltare fuori. Una pagliuzzina del cazzo non vale la pena. Andiamo via. Oh, ma che bella buca che c'è lì, eh! Gringhelle. Allora ragazzi, ce ne stiamo andando, abbiamo finito qua l'escursione e la prospezione in questa zona bellissima. Quindi ringraziamo Marco della sua presenza. Grazie che sta... a voi ragazzi, numero uno. Sta pulendo la sua canalina. E boh, tiriamo su, secchio secchiello. E secchiellini. Questo è spettacolare. Sì. Qua c'è veramente da fare il camping. È una ricerca differente. C'è da aspettare dei giorni. Poi magari dopo dei giorni trovi quella di 5 grammi.